Oriana Marzoli. Alta tensione tra la GFina e Daniele Dal Moro al GF VIP 7. Accesi confronti tra i due continuano ad alternarsi a momenti di riavvicinamento, lasciando i fan notevolmente perplessi sulla sorte della loro reciproca simpatia. Poi un gesto di Oriana fatto alle spalle del GFino avrebbe fatto scoppiare la polemica tra i fan del programma. Il gesto di Oriana Marzoli alle spalle di Daniele Dal Moro. I fan del GF VIP 7 hanno visto tutto. Piccolo passo indietro sul turbolento rapporto di coppia. Dopo l'ennesimo confronto tra i due avvenuto dopo la diretta, sembra sia arrivata la quiete. Nonostante questo però Daniele Dal Moro avrebbe affermato qualche dettaglio in più sul suo futuro con Oriana. Il gesto di Oriana Marzoli alle spalle di Daniele Dal Moro. Polemica tra i fan. Se tu mi chiedi oggi, per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana? Ti direi di no, contesto bene, metto in dubbio il fatto che mi fido. Tu è come se a me mi avessi ferito. Ma tu a me non dovevi niente. Non ce l'ho con te. Ma di base sono inca asterisco asterisco tu, perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato. Dopo le parole di Daniele, sembrava essere giunti a un chiarimento, ma come spesso accade nella casa più spiata d'Italia, basta davvero poco per ribaltare la situazione nel giro di poco tempo. Come ad esempio un gesto che i fan degli Oriele hanno colto senza poterlo fare passare inosservato. Aspre critiche nei riguardi di Oriana Marzoli, che pare abbia fatto il dito medio alle spalle del GFino. C'è chi ha criticato il gesto di Oriana, ma c'è anche chi ha fatto notare che la GFina stesse solo affettuosamente scherzando con Dal Moro. Momenti tra i due GFini che in ogni caso lasciano perplessi ancora i fan della coppia. Tutti ricorderanno quando durante la recente riappacificazione, Daniele Dal Moro avesse proferito parole dal significato esplicito. Nel fare la pace Oriana subito dopo l'abbraccio, ha esclamato: «Mi stai abbracciando come un'amica?» E lui ha replicato: «Non sei mia amica. Ti sto abbracciando perché abbiamo fatto pace».